Oddio. Buongiorno anche Un caffè, signore? a te. No, grazie. Mi rende nervoso. E come mai da queste parti? È parecchio che non ci vediamo. Non vuoi che venga a trovarti? No, è che è domenica. Cos'è che dicevi sulle domeniche? È solo ozio. Creativo. È solo ozio creativo. Io credevo di riposassi. Il Padre Eterno non riposa mai. E nemmeno la morte dovrebbe riposarsi. Bravo. Oh, non sto riposando. Lavoro da casa. Verde. Un orsetto verde. Rosalia! Rosalia! Quella scema della mia segretaria non ha ancora capito che nella mia tazzina ci stanno soltanto orsetti rossi e non verdi. Esattamente, qual è il problema con gli orsetti verdi? Quelli verdi sono male, quelli rossi sono bene. Verde è inferno. Rosso, solo quello rosso si deve mangiare. Vedo che i problemi con le manie di controllo stanno migliorando. L'onnipotenza è nulla senza il controllo. Quasi quasi ti mando a fare una visita alla mia segretaria. Peccato che ancora non è la sua ora. Infatti, è il mese prossimo. Minchia, contaminato sono. Parliamo di cose serie. E datti una sistemata che non ti posso guardare convenato così. Meglio? Ah, adesso si ragiona. Hai visto? Bello, così, pulito, ordinato, preciso. Ogni tanto bisogna lasciarsi andare. Sai come si dice? Si vive una volta sola. Ecco, è proprio di questo che voglio parlarti. Siediti. È arrivata la tua, di ora. Lo trovi divertente? Scusa, ma hai sempre avuto un grande senso dell'umorismo. La morte della morte. Pensavi di vivere in eterno? Tutti devono morire. T'è compreso. Non hai fatto niente di sbagliato. Sei stato sempre impeccabile. Semplicemente è arrivato il tuo momento. Di che stai parlando? Perché? Non c'è un perché. Ma perché ora? Tra poco scoppierà la terza guerra mondiale e io ho fatto tanti sacrifici per arrivare a questo punto e adesso che sto per coglierne i frutti, dovrei morire, io dovrei morire! Vuoi eliminare me, il più fedele dei tuoi servi? Oddio! Proprio di lei ti volevo parlare. Una giovane rampante che prenderà il tuo posto. Ti presento l'altra morte. Ti seguo da una vita, adoro il tuo stile, conosco tutto il tuo lavoro a memoria, per non parlare dell'ultima persona che hai ucciso ieri, capolavoro assoluto. Dai, Francesca Dobrovico, dai, l'animatrice del villaggio. Hai già fatto 1 milione di visualizzazioni su YouGov, guarda. Qui fai balli di gruppo. Odio i balli di gruppo. Qui sta per starnutire, starnutisce, lo trattiene. Embolo e guarda, perfezione. Guarda che espressione fa 1 millisecondo prima di morire, capisce che sta morendo. Qui,
Muore! Non avrò mai il tuo stile, così avant-garde. Arte, un genio, un genio. È una tua grande fan. Merita di avere un'occasione. Sarà sicuramente una tua degna erede. Ti prego, Dio, parliamone. È già deciso. No, ti prego. Sai che non mi piacciono le suppliche. Un genio. Un genio. Io avevo dei progetti. Tu mi hai usato. Tu non mi puoi abbandonare così. Tu mi hai tradito. Non è giusto. E sai che cosa ci puoi fare? Con le tue mani nel controllo. Ho paura. Sai dove te le puoi infilare? Quelli verdi sono anche più buoni. Genio. Genio.